Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovissimo circolo di Luminopoli. Esatto, avete sentito bene, nuovo circolo di Luminopoli, perché quest'oggi ho deciso di prendere il format originale del circolo e di stravolgerlo totalmente per renderlo ancora più comunicativo nei vostri confronti, per rendervi ancora più partecipi di questi particolarissimi video. Per farlo ho deciso di utilizzare Instagram. Vi ho chiesto infatti in una stories qualche settimana fa di andarmi a parlare di un qualcosa che vi aveva sconvolto del mondo Pokémon, insomma un qualcosa che scoprendolo vi ha scombussolato la mente, e mi avete risposto davvero in tanti scrivendomi un sacco di cose che oggi andremo a leggere e a commentare. Alla fine poi darò anche quello che più ha sconvolto me, soprattutto recentemente, riguardo proprio al mondo Pokémon. Ovviamente se volete partecipare a questi video in maniera ancora più diretta rispetto a come fate di solito, vi invito a seguirmi su Instagram nel profilo in descrizione, e quando ovviamente pubblicherò la storia riguardante il circolo di Luminopoli e vi chiederò di commentare, vi invito a farlo in modo tale da avere più opinioni possibili e potenzialmente dei contenuti migliori da portare. Sì raga, è incredibile comunque, il nerd show era letteralmente 10 giorni fa e io ancora non sono in pieno possesso della mia voce, cioè rendetevi conto. Direi dunque di iniziare subito, mi raccomando lasciate un bel mi piace se questa idea vi piace, e partiamo con la prima direct inviata da MyKick88, che ci dice: le cose che mi hanno stupito sono Lugia che non è di tipo acqua ma vive nelle cascate. Questa qua è stata più o meno la main che mi avete scritto tutti, ed effettivamente vi posso capire, perché obiettivamente il re dei mari che non è di tipo acqua è abbastanza strana come cosa, e sinceramente io penso che per... da 3 anni a questa parte più o meno ho sempre creduto che fossi di tipo acqua, scaricandogli contro tuono, fulmine, tuono shock, mosso di tipo erba, più chi più ne ha più ne metta, per poi scoprire che in realtà non è assolutamente di tipo acqua, cosa insensata, perché il re dei mari è incredibile che non sia di tipo acqua. Cioè penso che magari non sia di tipo acqua per il fatto che poi hanno introdotto Kyogre al posto suo in un certo senso, però la cosa scricchiola comunque, è un po' come se il dio del fuoco fosse di tipo buio, cioè no. Cioè un po' come se o fosse diventato di tipo buio così dal nulla, non ha molto senso come cosa, quindi ha senso che tu figliolo sia stato sconvolto. Poi vabbè, Octillery che si evolve da Remoraid, cioè le cose proprio potenti. Questo qua probabilmente, raga, sono convinto al 100% sia stato uno di quegli errori tipo Venonate Butterfree, probabilmente dovevano farlo evolvere in menta e non ci sono riusciti, beh scemi. E questa effettivamente triggerato anche me. Rayquaza non ha l'archio risveglio ma solo la mega. Io ero profondamente convinto che quella di Rayquaza fosse un archio risveglio e non una mega evoluzione. Ci sono rimasto di merda anch'io. Io ti capisco, cazzo, ti capisco. Ci sono rimasto davvero male anch'io quando ho scoperto che Rayquaza non ha l'archio risveglio, a differenza di Groudon e Kyogre. Secondo me avrebbe avuto più senso che ce l'avesse, perché obiettivamente ci sono trigger, non perché no. Questa, signori, è un'altra perla. È un'altra perla veramente. Questa cosa qua mi ha veramente distrutto quando l'ho scoperto. Chiamami Nabbo di Gigiovit 2004, ma scoprire che Tornadus è l'unico volante puro mi ha particolarmente stupito. Cazzo quanto è vero. Io tipo 2 anni fa credevo veramente che Pidgeot e mia mamma tutti fossero di tipo volante puro. Io non avevo neanche preso in considerazione la vaga lontana idea che potessero essere di tipo normale, e quando effettivamente mi sono accorto che i calci in volo facevano danno mi sono chiesto: perché? E alla fine invece, cavolo, il primo Pokémon di tipo volante puro è stato introdotto in 5ª generazione, tardissimo se ci pensate. Io ho fatto come minimo 6 generazioni convinto che Pidgey fosse di tipo volante puro, e quando l'ho scoperto io volevo uccidermi. Fatta questa invettiva contro i Pidgey, passiamo al prossimo. Ovviamente non riuscirò a leggerle tutti i messaggi che mi manderete in direct perché sono tanti, però cercherò di rispondere ai più possibili, comunque ai più interessanti, e magari a sintetizzare le categorie, insomma, cerco di fare del mio meglio io.
Ecco, questo è un topic molto particolare, perché io sinceramente non ho mai dubitato di questa cosa, però ho sentito di un botto di gente che non sapeva dell'esistenza degli Shiny. Abbiamo DragonPower97 che ci scrive: del mondo Pokémon mi ha stupito che su Dovuto è di tipo roccia e non erba, e anche questo parliamone. Che Groudon è di tipo fuoco ma di tipo terra, parliamone. Che Lugia è di psico e non di acqua, e appunto. Ma soprattutto l'esistenza degli Shiny, però ovviamente come tutti dopo averne ucciso uno. E qua io vi dirò che io non ho mai avuto questi problemi. Cioè io non so perché, ma degli Shiny io ho sempre saputo l'esistenza. Cioè ho sempre saputo che c'erano. Non ho mai avuto problemi di questo tipo, sarà che non ne ho mai catturato uno, ma non ho mai avuto problemi di questo tipo. Invece so di un botto di gente che il primo Shiny se l'è seccato davanti perché ha detto: cos'è sto tumore, è un bug. E invece io, raga, non ho mai avuto questo problema. Eppure so che è una cosa che ha sconvolto molti in realtà a primo acchito. E mi triggera questa cosa, perché a me non mi ha sconvolto? Perché io non ho queste storie da raccontare? Ecco, anche questo è curioso effettivamente. Marika Tonni che ci dice: vogliamo parlare di Bibarel di tipo acqua? Ecco, sì, vogliamo parlare di Bibarel di tipo acqua, perché noi siamo stati abituati per decadi di generazioni ad avere il cazzo di Pokémon stronzo del primo percorso di tipo normale. Lui è sempre stato di tipo normale. E poi Bibarel. Ma che cazzo ti metti del tipo acqua, figliolo, porca troia? Io non ci ho capito un cazzo di Bibarel dall'inizio alla fine. Mi ricordo che quando imparavo a surf dicevo: cosa impara a surf a fare? È di tipo acqua. Bene, ora vi dirò quello che ultimamente mi ha veramente sconvolto, che è una cosa a cui veramente non avevo mai pensato. Ora non so se l'ho notata solo io o se pure è di dominio pubblico e magari sono stronzo. Però, perché Ash Ketchum si chiama proprio Ash Ketchum? Ora, ho riflettuto, no? A un certo punto mi è venuto un dubbio, ma come si pronuncerà Ash Ketchum in inglese? Voi sapete che il cognome Ketchum è molto diffuso in Inghilterra, è uno dei cognomi dei lord inglesi. Non è vero, è un cognome che non esiste. E quindi sono andato su Google Translate e ho detto: ma perché avranno proprio scelto questo cognome? Ma cosa avrà di così speciale Ash per essere chiamato così, un cognome inesistente? Vado sulla sezione inglese, premo su Google Translate e si pronuncia Ash Ketchum. Catch 'em all. Catturali tutti. Gotta catch 'em all. Ash Ketchum. Prendetemi per pazzo, ma a me questa cosa ha sconvolto. Io ero preso, ero nel letto, vi faccio vedere com'ero. Ero tipo così, nell'angolino, a piangere, perché ho detto: ma che cazzo è successo? E nulla, questa era la chiosa finale del nostro video. Io spero che comunque vi sia piaciuto, spero che l'idea di questo nuovissimo circolo di Luminopoli vi attiri. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, un commento, in iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, e qua è fondamentale, seguitemi su Instagram se volete, come al solito, ovviamente seguire tutti i movimenti del canale, non, ma soprattutto partecipare sempre più attivamente e sempre più in maniera diretta a questa serie. Inoltre ragazzi, vi invito prima di chiudere il video a premere la campanella se non l'avete ancora fatto per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.